Ciao ciao ragazze, condivido con voi gli acquisti di questo weekend, degli acquisti che onestamente non pensavo di fare, perché ero in giro così a cercare delle scarpe, sì ok, però non pensavo di dover acquistare altro. Complice mia suocera, era alla ricerca di queste scarpe qui. Ragazze, vi giuro, sono di una comodità assurda. Pertanto mi sono recata da Piazza Italia, numero 41 ovviamente. E sono presenti in quattro colorazioni, giallo, blu, fucsia e bianco. Non era presente il bianco in negozio, quindi ho preso il 41 giallo. Ma ragazze, vi giuro, sono comode, 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 perché hanno quel plateau giusto per chi magari no, è un po' altina, ma vuole andare sì sulle zeppette, ma non in maniera esagerata. O comunque per chi vuole andare in giro e non nell'arco della giornata, nella mattinata, nel primo pomeriggio, senza spaccarsi la schiena o i piedi con zeppe altissime. E veramente, cioè io le trovo veramente molto belle, anche perché hanno questa fascia così bassa che lasciano il piede piuttosto nudo. E poi si legano alla caviglia e quindi sono molto ben stabili al piede. Guardate, io se vi consiglio, se andate da Piazza Italia, provatele, cioè non le sottovalutate perché le vedete così, no, provatele, perché mia suocera le ha provate dopo averle viste nella vetrina di Max Mara, ha detto ah, vado a vedere quelle di Piazza Italia come sono, e le ha acquistate bianche con la fascettina bianca. E quindi io, motivata da questo acquisto della suocera, ho eseguito, sono andata a Piazza Italia e ho acquistato questi qui gialle. Costano 20,95 euro, che onestamente non è tantissimo. Sono stata infatti, proprio per cercare qualcosa di simile, da prima donna. Al di là del fatto che il numero 41 da prima donna è veramente cercare, pretendere la luna, hanno un costo anche esagerato, insomma vanno intorno ai 39, 49, cioè se non sono in saldo, e io purtroppo in saldo posso comprare ben poco considerando la fetta di piede che ho, se non sono in saldo costicchiano, diciamo, ecco. Poi la provenienza è sempre quella, cioè non sarà un made in Italy, sicuramente non sarà un made in Italy, pertanto le trovo carine, cioè un buon compromesso, costi, carina. Proprio poi sempre da Piazza Italia, ovviamente, non potevo che non acquistare un toppino. Marta del canale Sweet and Beauty, non vorrei sbagliarmi, utilizza sempre questi toppini a fascia così belli, così colorati, così. Io puntualmente non riesco mai a trovare dei top a fascia, magari con delle stampe. Ad esempio adesso sarei alla ricerca di un top a fascia con stampe hawaiane. Bene, da Te Zenis sì, ci stanno, ma sono proprio così insignificanti come tessuto, come qualità, un po' sottili, un po' troppo direi. Magari in saldo lo prenderei pure, ma non perché, però boh. E quindi niente, da Piazza Italia ho trovato questo XL, ovviamente, perché si tratta di una signorina dalle forme non proprio small, pertanto ho acquistato al prezzo di 4,95 euro questo toppino nero, che per assurdo non ho un top nero nell'armadio, comunque non ho una canotta nera e questo top nero, basta. Blu, beige, bianco, perché sono in fissa per il bianco, e quindi qualunque capo, magliettina, top che sia di colore bianco io lo acquisto se mi piace, se è un prezzo conveniente, perché lo tengo in deposito, perché per me il bianco è un colore delicatissimo, quindi a rischio macchia, e qualora non ho poi il cambio bianco impazzisco, quindi ho tipo una caterba di magliette bianche, top con spalline se sottili, grosse, manichetta. Ecco, anche questa è stata comprata col principio che era bianca. E quindi nulla, questo top è un top abbastanza lungo, perché poi arriva fin giù, è abbastanza lungo, eccolo. Comodissimo per l'estate e per stare fresche.
per il prezzo, poi onestamente. Poi, sabato sempre sono andata in giro e sempre per il principio che non ho nulla di nero, ho acquistato da Terranova una maglietta nera, semplicissima, quelle lì basiche, la linea basic, easy your heart, sempre questa al costo di 5 euro. È una maglietta nera con manichetta, ho notato che comunque il nero smagrisce. Dovete sapere che nella mia prima fase della vita, cioè da over, cioè da signorina in carne, ma proprio in carne, utilizzavo molto il nero. Pantaloni neri, magliette nere, camicie nere, molto, tanto, nero, marrò, il blu, contemplato raramente. Quando poi ho iniziato a perdere peso, ho iniziato anche a scoprire altri colori, cioè era un armadio monocolore il mio, cioè veramente di una tristezza infinita. Solo che adesso mi ritrovo una marea di vestiti di tantissimi colori, pantaloni colorati, magliette colorate. E quindi appunto dicevo, mi manca il nero, e ho preso questa magliettina basic, nel caso non si sa mai dovesse essere utile per qualsiasi evenienza, essendo comunque una magliettina a mezza manica, comunque utile in circostanze che richiedono, no, la manichetta, non so, colloqui di lavoro, concorsi, quello che viene fuori. Poi ho acquistato, sempre della stessa linea, quindi la Easy, la Basic, un'altra maglietta gialla, perché ne avevo acquistata una da H&M gialla, ma ovviamente in virtù di questo principio non facciamoci mancare il cambio, no? Pertanto, sempre da Terranova al costo di 5 euro, 4,99 precisamente, sono tutte da stirare, da sistemare, da lavare soprattutto, e ho acquistato questa magliettina gialla, che onestamente mi sono belle lunghe, cioè io poi ho sempre questa fissa delle maglie che debbano coprire tutto, cioè che mi devono coprire, ecco, che siano abbondanti, anche perché se non sono lunghe nel momento dell'acquisto, una volta lavate ti saluto, cioè ombelico, ecco. E poi l'altra cosa che mi ha resa veramente contenta, e sono soddisfattissima di questo acquisto, vero, proprio lo voglio condividere, la mia gioia, praticamente di queste magliette Terranova ne è piena, ma proprio ne è piena da inizio stagione, però puntualmente io vedevo che queste magliette avevano una taglia S e una taglia M. Per me, se non è una large, non la provo nemmeno, cioè proprio ve lo dico, avendo un seno piuttosto insomma, non le provo se non sono una large. Poi però mi trovavo lì e ho detto, ma vabbè, proviamoci questa M, no? Proviamocela, vediamocela. Anche perché, ripeto, sono in fissa con queste fantasie, con questi floreali. E nulla, e poi piaceva questa idea del peplum. Ed è carinissima, vi giuro, l'ho provata. Poi ha queste cuciture sul lato che slanciano la figura, non attozzano, non appesantiscono. Quindi io onestamente... Anche se onestamente proprio 12,99 euro, cioè 13 euro, non è che li vale tanto, però magari in fase di saldo acquisterò anche altri colori. Scusatemi, mi è andata di traverso. Acquisterei anche altri colori, altre tonalità, perché è veramente molto carina. C'è solo un problema, ho provato quella verde perché c'è in verde con questa fantasia e poi tanti altri colori a tinta unita, precisamente giallo, fluo, lime, blu, fucsia, nera, no, diciamo che di tutto quello che ho provato questa mi è piaciuta tantissimo, ma proprio tanto, anche perché poi giù avevo un pantalone a zampetta con questi sandaletti sotto che si presta proprio benissimo. E mi piaceva proprio, mi è piaciuto proprio tanto l'effetto. E poi io ho avuto dei regali bellissimi di un nuovo marchio, regali by Suocera, e questi regali sono veramente stati molto graditi, proprio perché sono in vena di fantasie floreali hawaiane. Mia suocera ha capito bene che il mio gusto è proprio questo, è un pantalone a sigaretta, presenta degli spacchetti laterali, carinissimi, e ha vita piuttosto regolare,
è un marchio francese, si chiama Morgan d'Etoile, e ovviamente la taglia la nascondiamo. È molto carino alla piega, scende molto stretto alla caviglia e anche, diciamo, molto stretto, ecco, molto skinny, diciamo, come si suol dire. Però il tessuto è un po' elasticizzato, un po', non tantissimo. È bellissimo, ha dei colori fantastici, vanno dal rosa al fucsia, al viola, al blu, al verde, cioè è una fantasia bellissima. Cioè, veramente bella. Noto che anche Zara ha messo fuori delle fantasie per i pantaloni fantastiche. Peccato però che se della linea Trafalook non credo di entrarci molto bene. E poi in coordinato, sempre la suocera, come sono fortunata, mi ha regalato sempre dello stesso marchio una bellissima casacca. Mia suocera detta la moda, sia chiaro, una bellissima casacca in questo tessuto molto leggero, con la manichina, lo scollo un po' a barca, è un po' più scollata dietro rispetto al davanti, è sempre di questa marca Morgan d'Etoile, quindi ha le taglie francesi, comode, perché se entrano a me vi garantisco che sono taglie comode. E la cosa bellissima e sciccosissima è che questa maglietta ha la coda, quindi è corta davanti e lunga dietro, ma soprattutto per chi è come me bella forte di fianchi, è aperta sulla parte laterale, cioè ha uno spacco piuttosto alto che arriva tipo in vita. E quindi non segna il fianco, non dà l'idea di essere appunto massiccia nei fianchi. Nulla, ho provato a visionare i costi, anche se essendo un regalo non si dovrebbero conoscere i costi. Sono andata a visionarli sul sito online di questo marchio Morgan d'Etoile. Onestamente mi ricorda un po' Promod, non ho idea, boh, comunque potrei dire una stupidaggine grossissima, però nulla, noto che i costi sono medio-alti, nella media, dai, il pantalone costa 50 euro, la maglia, la casacca una trentina, cioè in fondo da Zara si spende più o meno lo stesso, quindi comunque sia qualcosa sicuramente di più esclusivo, quantomeno non è visto e rivisto, cioè magari, no, essendo Zara, un bellissimo marchio per carità, però la magliettina, il pantalone con la fantasia particolare che acquisti magari è diffusissima, mentre con questi sicuramente si avrà più difficoltà nel trovare qualcuno che abbia questa fantasia di pantalone. Comunque nulla, ragazze, spero che vi abbia fatto compagnia, spero che i miei acquisti, che sicuramente non finiranno qui, vi siano piaciuti. Sto in fissa con gli acquisti mare, vorrei un costume, però ne ho ancora uno nuovo da spacchettare, cioè ancora nuovo della stagione precedente. Boh, vedremo. Un caro saluto, ciao a tutti.